Oggi è il compleanno della nostra Repubblica. Sono 75 anni. 75 anni fa, i nostri nonni e le nostre nonne, i nostri papà e le nostre mamme, andavano per la prima volta alle urne per votare in un referendum. Dovevano scegliere tra Repubblica e Monarchia. Spesso mi figuro quel giorno. Mi chiedo se nell'aria si percepisse il cambiamento, se le persone sentissero il peso della responsabilità sulle loro spalle, se sognassero un futuro come quello che stiamo vivendo oggi. Beh, magari proprio non questo, però credo fermamente che con quel piccolo gesto loro volessero allontanarsi il più possibile da quello che era stato e costruire qualcosa di nuovo. E qualcosa di nuovo è stato costruito, migliore di ciò che l'ha preceduto. Come disse Churchill, la democrazia è la peggiore forma di governo, ma ad eccezione fatta per tutte le altre che abbiamo sperimentato fino ad oggi. Oggi, infatti, ci troviamo di fronte a qualcosa di completamente diverso, che può essere migliore o peggiore, e questo dipende solo da ognuno di noi. Ormai molte delle nostre attività si svolgono su internet e la politica e l'opinione pubblica è stata completamente sconvolta e cambiata da questo. La capacità di interazione diretta, di risposte e di ricerca delle informazioni che ci permette Internet 2.0, l'internet dei social, per capirci, ha stravolto completamente la comunicazione pubblica, quella che prima avveniva attraverso dei mediatori, che erano i partiti, che erano le associazioni. Adesso può avvenire direttamente. Ognuno di noi può parlare direttamente con un politico, un politico può rivolgersi direttamente a noi. I social ci aprono al mondo, abbattono i confini statali, ognuno di noi può potenzialmente arrivare quasi ovunque ormai. L'informazione è ormai libera da quelle mediazioni di cui vi ho parlato prima e con questa liberazione ognuno di noi diventa creatore delle proprie categorie di importanza. Non è più lo Stato a dirci cosa dovrebbe essere fatto prima e cosa dopo, ciò che è importante. Al contrario, i partiti, che sono rimasti lì ad ascoltare le nostre conversazioni che avvengono sui social, raccolgono idee e informazioni e cercano di capire cosa mettere in cima alla loro lista per vincere le prossime elezioni. Quindi, da una parte, questa nostra libertà di discernimento ci rende liberi e sta modificando completamente il sistema politico. Dall'altra ci mette di fronte all'importanza che ognuno di noi ha rispetto alle decisioni che verranno prese in futuro. Perché quello che noi scriviamo, quello di cui noi parliamo quotidianamente, verrà preso sul serio da qualcuno. Quindi, quando pensiamo di non fare la differenza, dovremmo riflettere su questo. Sul fatto che ognuno di noi ha una responsabilità su quello che potrebbe accadere domani. Si tratta di una sfida, sicuramente, perché parliamo della responsabilità del singolo, parliamo di ognuno di noi, e il fatto di avere a disposizione tutta la conoscenza dell'uomo, da una parte, rende possibile l'allontanarsi dall'ignoranza, dall'altra fa sì che molti di noi si accontentino e ascoltino l'opinione degli altri, non vadano a ricercare la realtà e lasciano che siano i filtri di qualcun altro a dirgli ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è vero e ciò che è falso. E poi c'è un grosso pericolo, soprattutto, le fake news. Si tratta letteralmente di menzogne costruite ad arte per diventare virali, senza pensare alla reazione che questa viralità ha sul mondo che ci circonda. Ma perché hanno questa importanza? Perché riescono a convincerci? Perché riescono a distoglierci da quell'enorme quantità di verità e di conoscenza che c'è su internet? Vedete, il potere delle fake news non sta in chi le urla, in chi le racconta, in chi se le inventa. Sta in chi le ascolta. Perché il fatto che noi ci crediamo significa semplicemente che abbiamo smesso di ricercare la verità. Una società che smette di cercare la verità concentrandosi sulle proprie emozioni è potenzialmente devastante, perché la maggior parte dei casi, la maggior parte delle volte, l'emozione su cui ci si concentra è l'odio. Ed è assurdo che proprio noi,
nipoti, figli di quei primi che andarono a votare per regalarci un futuro diverso, ci lasciamo trascinare e ci accontentiamo di bugie, di mezze verità. Come se non pensassimo, come se non conoscessimo quel passato così vicino, quello che i nostri nonni hanno visto con i loro occhi. Invece è una cosa che accade troppo spesso, molto più di quanto immaginiamo. Vi racconto una cosa che mi è successa mentre stavo scrivendo la mia tesi magistrale, che da qualche mese è diventato un libro di cui sono molto orgogliosa. Mentre ricercavo le fonti per questa tesi, mi sono imbattuta in un'enorme quantità di interviste a negazionisti. Un negazionista in quel contesto è una persona che è convinta che l'Olocausto non sia mai avvenuto. È un accademico che cerca di convincerti che quelle persone non sono morte, che quell'avvenimento non è mai avvenuto. Ho ascoltato le loro interviste per ore e dopo ore e ore di letture e ascolto, a un certo punto, anche per me, che stavo scrivendo una tesi sul contrario di quello che stavano dicendo, la verità non era più così vera e l'ovvio non era più così ovvio. Ho dovuto chiudere tutto. Mi sono alzata, ricordo che sono andata in cucina da mia madre, l'ho guardata e le ho detto: mamma, io non so più cosa è vero e cosa è falso. E ho dovuto chiudere tutto per qualche ora perché tutto si riallineasse, perché la verità diventasse unica, tornasse ad essere l'unica. Però la facilità con cui la mia mente si è piegata mi ha sconvolto e ha cambiato completamente il mio rapporto con la verità. Dobbiamo capire che la nostra capacità di discernimento non deve essere data per scontata. Dobbiamo sempre dedicare una riflessione a quello che ci viene detto, assicurarci che quello che ci viene detto si basi su delle verità, su delle questioni reali. Dobbiamo, in un mondo in cui le notizie si moltiplicano di continuo, assicurarci di non lasciar filtrare, andare a ricercare noi la notizia e assicurarci che la verità sia vera. Un antico metodo di tortura cinese faceva sì che il torturato venisse legato, posizionato con la testa verso l'alto, e una goccia gelata di acqua mi facesse cadere così sulla testa, di continuo, ritmicamente, all'infinito. L'obiettivo dei torturatori? Bucare il cranio. Poi, naturalmente, questa cosa non era possibile perché ci sarebbero voluti decine, centinaia di anni, ma dopo qualche ora il malcapitato impazziva e dopo qualche giorno moriva di ipotermia. Perché vi sto raccontando questo? Perché se quella goccia avesse avuto il suo tempo, il cranio lo avrebbe forato. Un'idea, un'opinione, un sentimento, ripetuto continuamente per un tempo smisurato, finisce per piegare anche le menti più salde. Anche chi di noi è convinto di avere le idee più convinte, più forti. La goccia che cade continuamente ci ha convinti che in realtà non è colpa nostra se il mondo sta cadendo nel male, nell'odio. Alcuni, pochi, tenteranno di ribellarsi, cercheranno di spostare la testa, di non ascoltare, però non è una cosa facile. Siamo legati stretti alla nostra società, siamo legati stretti alle nostre famiglie, ai nostri amici. Molti di loro sono convinti, hanno teste bucate da un sacco di gocce, moltiplicano le gocce che cadono sulla nostra testa. Però, attenzione, facciamo un passo indietro, perché gli strumenti per ribellarci li abbiamo menzionati qualche secondo fa. Abbiamo detto che l'odio è il sentimento più facile da veicolare e purtroppo il mondo digitale, il mondo di internet non fa che confermarcelo. Ma adesso abbiamo la consapevolezza con noi. Abbiamo detto che questo mondo ci sta mettendo a disposizione tutto lo scibile umano, tutta la conoscenza, e che sta a noi, alla nostra consapevolezza, alla nostra volontà, andare a ricercare. I nostri avi ci hanno lasciato un'eredità inestimabile, la democrazia, la repubblica e soprattutto la loro esperienza, il loro passato. È ancora vicino, sono solo 75 anni. Guardare indietro e guardare con la loro prospettiva significa poter guardare avanti
cercando di costruire un mondo che non possa e non debba basarsi sull'odio. Nessuno di noi deve essere nelle condizioni di essere convinto da un'idea perché veicolata dall'odio. Abbiamo tutti gli strumenti perché questo mondo diventi la versione migliore di se stessa. Ma tutto sta in ognuno di noi. Le nostre dita sulla tastiera sono un'arma. E allora tocca a noi decidere di riempire di fiori i nostri cannoni.